Nell'anno delle radici italiane, gli Stati Generali del Patrimonio Italiano hanno promosso un itinerario culturale, storico e turistico attraverso i luoghi simbolo che hanno caratterizzato la vita di Gabriele D'Annunzio, principe di Montenevoso. Sono state ribattezzate le città d'Annunziane, quelle indicate come tappe dell'itinerario, e non si poteva non partire da Pescara, città natale del Vate, con l'Automobile Club di Pescara pronto a dare il suo contributo con l'esposizione di tante belle signore questa mattina in Piazza Italia. Gli altri luoghi scelti sono Pietrasanta, luogo in cui il poeta soggiornò nella villa La Versiliana, dove conobbe il primo presidente dell'Automobile Club, il marchese Carlo Benedetto Gino Rilisci, e compose la celeberrima Pioggia nel Pineto, e ovviamente Gardone Riviera, luogo della sua ultima residenza, il Vittoriale degli Italiani, dove è sepolto. I 75 anni di vita di Gabriele D'Annunzio corrispondono a 75 anni di storia italiana e gli oltre 500 chilometri che collegano Pescara con Gardone Riviera, ultima residenza e luogo di morte, sono virtuali perché poi Gabriele D'Annunzio ha caratterizzato, ha contaminato, ha influenzato buona parte del territorio italiano, anzi oserei dire di più, ha reso iconico molti luoghi dove ha vissuto, dove ha abitato e dove ha trascorso anche semplicemente dei soggiorni. D'Annunzio, quindi siamo a Pescara, l'automobile, D'Annunzio con le automobili ha fatto di tutto, quindi l'Automobile Club non poteva che aderire, non solo, ma collaborare ed essere presente in tutte le possibili situazioni proprio per far capire ancora di più il valore che D'Annunzio dava all'automobile, questo suo simbolo di progresso, e quindi dobbiamo senz'altro ricordare questa esperienza, dobbiamo senz'altro ricordare che Pescara ha dato i natali a D'Annunzio e da Pescara sono partite tante idee sull'automobilismo, ultima la Coppa Cervo. Pescara come città di D'Annunzio per aver dato i natali al Vate è stata individuata a pieno titolo, io ritengo, nell'ambito degli itinerari d'Annunziani. Insieme a Pietrasanta e Gardone Riviera siamo inseriti in questo percorso ideale di omaggio al Vate e a tutte le attività che ha svolto e non ultima la passione per i motori, e quindi anche con il coinvolgimento dell'Automobile Club è stato possibile fare questo ulteriore omaggio a Gabriele D'Annunzio, del quale noi siamo molto orgogliosi.